Cari amici, buongiorno. Oggi, il 18 di novembre, riprendiamo il quinto incontro dedicato alla mostra che è presente in Torre Civica a Mestre, mostra organizzata dal Comando Triveneto della Guardia di Finanza con la collaborazione dell'Archivio di Stato, del Museo Correr e della Direzione Cultura del Comune di Venezia, e vuole rappresentare praticamente gli ultimi interventi di un certo rilievo nella penisola balcanica effettuati dal doge Francesco Morosini. Oggi presentiamo soprattutto quello che riguarda la numismatica d'oltremare al tempo del doge, appunto, Morosini, che è presente qui in mostra con una selezione di monete e di medaglie dedicate proprio a quel periodo. Quello che ci è stato così di più interesse è che il periodo di Francesco Morosini vede anche una monetazione abbastanza omogenea in tutti i territori d'oltremare, utilizzando una moneta base che è la gazzetta, che viene riprodotta in tutti gli stati, in tutti i territori, appunto, della Repubblica. Questo è lo status della Repubblica di Venezia nella sua massima espansione nei secoli. Qui vediamo che Venezia, qui siamo oltre, praticamente siamo già nel secondo periodo della Repubblica, quando Venezia arriva fino praticamente ai territori lombardi di Bergamo, Brescia e Crema. Poi qui vediamo anche dei possedimenti temporanei, qui questa è Ravenna con le Romagne, la zona in cui Venezia aveva occupato le saline e poi era arrivata fino praticamente a Cesena e Imola, e che scatenò la guerra di Cambrai contro Venezia. Scendendo, qui abbiamo l'Istria, la Dalmazia, la Albania Veneta, per arrivare giù fino alle isole ioniche, Corfù, Cefalonia, Zante, Itaca, la Morea, cioè il Peloponneso, l'Eubea, Creta e Cipro. Poi, espandendoci verso est, qui siamo praticamente nel periodo del 1203, dopo la quarta crociata, quando Venezia, con il doge Enrico Dandolo, conquista appunto Costantinopoli e il doge diventa doge di un quarto e mezzo dell'impero romano d'Oriente. Poi abbiamo anche delle colonie, perché Venezia aveva, oltre che i territori d'oltremare, anche estensioni coloniali. Ne abbiamo alcune in questa parte qui, il Dodecaneso, altre poi nel Mar Nero, praticamente verso la penisola di Crimea. Abbiamo anche dei territori temporanei come possedimenti, che sono questi in Puglia, che sono collegati all'utilizzo di territori pugliesi per avere sia militari che soprattutto cavalli pronti per essere trasportati e traghettati dalla Puglia nella penisola balcanica in caso di problematiche militari collegate ai territori d'oltremare, appunto, in penisola balcanica. Qui vediamo che dopo il 1203 Venezia praticamente intavola guerra continua con l'impero ottomano, dopo la conquista di Costantinopoli da parte dei turchi. Vediamo che Venezia è l'unica grande potenza dell'epoca che in qualche modo fa fronte a questa voglia di espansione verso occidente del mondo turco-ottomano. Abbiamo una prima guerra contro i turchi ottomani nel 1463, che termina nel 79 e che come conseguenza vede la perdita già di territori
alcune parti della Morea, tutta l'Eubea, alcune parti dell'Albania Veneta. Una seconda guerra balcanica, contro, sempre fra Turchia e Venezia, con la quale si perdono già Modone, Corone, Santa Maura, Navarino, Malvasia, eccetera, eccetera, mentre Venezia riconferma la presenza in altre zone, che sono Zante, Cefalonia, Malvasia, Navarino e Neapolis, dietro un contributo che pagava alla Sublime Porta, cioè al governo turco, da 500 ducati d'oro in su, anno per anno. Quindi una specie di tangente che Venezia doveva pagare per i territori che conservava. Questa è un'usanza che i turchi usano in tutto il territorio di espansione turco-ottomano, cioè i turchi assoggettano popolazioni non musulmane, le quali sono tollerate se pagano praticamente un qualcosa alla porta. La terza guerra turco-veneziana, che vede per la prima volta una potenza europea andare a braccetto con i turchi, e cioè il re di Francia Francesco I con Solimano il Magnifico, che fanno comunella fra loro per conquistare l'Italia. In questa terza guerra, per fortuna, si crea la Lega Santa e alla fine il tutto rientra praticamente senza grandi conseguenze, se non per Venezia, che perde alcuni territori ancora, e soprattutto perde Malvasia, che era molto importante, l'isola di Santorini, Nasso, che era un possedimento privato veneziano, ma che batteva anche moneta, e poi perde alcuni forti all'interno della Dalmazia, fra cui Clissa e altri. La quarta guerra turco-veneziana è chiamata anche guerra di Cipro, perché abbiamo la battaglia di Lepanto nel 1571, che sbaraglia un po' la flotta turca, però in ogni caso la presenza turca in Cipro si sta sempre più allargando, al punto tale che nel 1573 abbiamo la presa di Famagosta, con appunto l'immolazione di Bragadin, che era tenutario appunto dell'ultima zona di Cipro, che era Famagosta, e che viene scoiato vivo per pagare appunto lo scotto della sua cupidigia nel difendere Famagosta. Ecco, Venezia perde Cipro, perde anche Dulcigno Antivari in Albania e Sapotò, che è nell'interno della Morea. La quinta guerra del 1645, che terminerà nel 1669, è la guerra di Candia. Anche qui abbiamo i turchi che si espandono sempre più, assediano Eraclion per 19 anni, alla fine cade anche Spinalonga nel 1715, quindi dopo Morosini, e comunque Candia, che era una delle zone più importanti, un ducato importante per Venezia, viene persa. La sesta guerra è quella che vede vittorioso Morosini nel 1684-1699, che è la guerra di Morea, ma abbiamo poi, il secolo dopo, una settima guerra, l'ultima guerra praticamente di Venezia a un certo livello di importanza, con la quale si perde definitivamente la Morea, cioè i turchi si sono via via rafforzati nella presenza ai bordi della Morea. Venezia non aveva più rinforzato queste presenze militari e le difese militari soprattutto, pertanto i turchi hanno trovato strada aperta per riconquistare la Morea. Qui vediamo una serie di monete che sono dedicate solo all'oltremare. Abbiamo, allora, Venezia ha coniato moltissime monete di vari valori, e
ha tenuto conto anche della monetazione preesistente nei territori conquistati o che si sono dati a Venezia, che erano monete legate a altri assetti politico-gestionali. Abbiamo i bagattini, il bagattino è una moneta spicciola che viene appunto coniato anche per l'oltremare, e abbiamo dei bagattini specifici per Antivari, Lesina, Scutari, Sebenico, Spalato, Traù e Zara. Poi abbiamo dei grossi, dei grossetti, dei mezzi grossi e dei follari. Il follaro è una moneta che è collegata ai follis dell'Impero Romano d'Oriente e usati soprattutto a Cattaro e Scutari, nell'Albania Veneta, nell'attuale Montenegro in pratica. Poi abbiamo bezzi, gazzette, soldi, lirette per la Dalmazia sempre, le gazzette per il Levante, per l'isola, per le isole d'Armata, per Armata e Morea e anche per Candia. Poi il tornesello, altra moneta spicciola che ha durato praticamente 3 secoli, il grossetto per navigare, cioè una moneta d'argento dedicata a chi appunto navigava e aveva contatti con la terraferma balcanica, e via 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 monete tipo il tornese. Ecco, per esempio a Candia era molto in auge prima che arrivasse Venezia il tornese. Il tornese, che è una moneta del sud della penisola italiana, viene utilizzata anche in Candia e Venezia la assume come propria moneta. Abbiamo poi altre monetazioni specifiche denominate in base al doge di allora: il trono, il mocenigo, il marcello e poi le carzie e i bisanti per Cipro. Il bisante è la moneta ossidionale, cioè di assedio, che Famagosta appunto ha abbattuto durante l'assedio turco, in cui poi Famagosta cadrà. Andiamo avanti ancora, qui abbiamo leoni per il Levante d'argento da 80, da 40, da 20 e 10 soldi, e via 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 arriviamo alle galeazze, una moneta molto rara perché ha durato pochi anni, d'argento sempre, e che era soprattutto utilizzata in Dalmazia, Istria e Dalmazia. Poi abbiamo alla fine, nell'ultimo periodo del Settecento, prima della caduta di Venezia, il tallero, che è una moneta d'argento che si equilibra un po' con i talleri degli Asburgo, in pratica, cioè dell'impero asburgico. E abbiamo talleri da 1, da mezzo, da quarto, da ottavo per il Levante. Ecco, andiamo avanti perché poi vedremo altre situazioni più specifiche. Ecco, questa è la Dalmazia sotto Venezia. La parte insulare era possedimento proprio veneziano, le parti interne erano regolate anche da protettorati veneziani. Qui vediamo l'Albania Veneta come era nella sua massima espansione, e via via, da quando appunto dal 1203, come si riduce anno per anno fino ad arrivare ad avere ultimamente questo territorio che è solo costiero. Ha perso subito Scutari, questa è Scutari, qui è Dulcigno, Budva o Budva, Dulcigno, Antivari, Cattaro e Castelnuovo e Risano. Le isole Ionie, isole che poi con la caduta di Venezia nel 1797 e con la sconfitta di Napoleone vede l'Inghilterra arrivare e fare la parte del leone. L'Inghilterra ha sempre guardato con invidia alla Repubblica di Venezia, soprattutto perché Venezia aveva qui in queste isole il monopolio dell'uva passa. Era un monopolio che agli inglesi stavano
così stava un po' in contrarietà, e appena Venezia cade e dopo la sconfitta di Napoleone prende possesso di queste isole, e qui vi creerà una praticamente una repubblica, un territorio più o meno autonomo ma sotto il controllo inglese, che viene denominato Repubblica Settinsulare. Batterà moneta sotto gli inglesi all'inizio dell'Ottocento e durerà fino a metà Ottocento. Sono isole composte appunto da Corfù, che è l'isola che più di tutte sarà rafforzata da Venezia, perché era l'isola che controllava il Golfo di Venezia nell'entrata nel Golfo di Venezia, perché Venezia considerava Golfo tutto l'Adriatico e Golfo veneziano soprattutto tutto l'Adriatico. E poi abbiamo i territori di terraferma balcanica, che sono Parga ha un forte bellissimo veneziano ancora con tutti i cannoni, Prevesa, e poi le isole di Santa Maura, di Cefalonia, Zante e Itaca. Cerigo, un altro possedimento veneziano, e per ultimo la Morea, che appunto qui vediamo con le varie contee che era divisa la Morea. Candia, altro possedimento che ha battuto moneta. Candia è stata divisa in quel periodo praticamente con i sestieri veneziani. Qui vediamo la denominazione che prendevano questi sestieri: sestiere dei Santi Apostoli, di San Marco, di Stavros, di Castello, di San Paolo e di Orso Duro. Quindi Venezia ha diviso un po' l'isola di Candia, che considerava il fiore all'occhiello dei suoi possedimenti, ad esempio della città di Venezia. Qui cominciamo a vedere la prima monetazione collegata alla Dalmazia e all'Albania Veneta. Vediamo appunto le gazzette, quella moneta che diventa un po' una moneta tipo l'euro, collegata a tutti i vari possedimenti d'oltremare. Moneta da 2 soldi e moneta da 1 soldo. Questo poi è un bezzo, è una moneta sempre spicciola e sempre in rame. Stessa monetazione però per le isole appunto ionie. Vediamo la moneta da 2 soldi e da 1 soldo, e nel retro la moneta riporta sempre appunto l'indicazione Corfù, Cefalonia e Zante, abbreviata a seconda dello spazio e della battitura di moneta dell'epoca in cui viene appunto fatta. Altra monetazione sempre per i territori d'oltremare è questa, che riporta nelle gazzette Isole et Armata, che va a configurare praticamente sempre le isole ioniche ma anche le isole greche del mare Egeo e la flotta che stanziava in quei territori. Armata e Morea, questa è l'ultima monetazione che viene effettuata su questa tipologia di moneta, e che ha durato praticamente pochi anni, in quanto era stata prodotta per la Morea appena riconquistata da Morosini, e per la flotta che vi stanziava, ma era poco accettata dai residenti in Peloponneso, cioè nella Morea. E pertanto Morosini poi al Senato ha fatto una richiesta in cui appunto chiedeva di eliminare questa moneta e rimpiazzarla con le precedenti. Ultima delle gazzette è questa, che riguarda Candia, che è stata raffigurata con questo leone con la spada in mano, sempre leoni Moeca cosiddetto, che riporta Candia come denominazione.
e che qui evidenzia varie particolarità. Ogni monetazione per Candia riportava le iniziali del massaro, cioè di colui che seguiva nella zecca il conio della moneta in quel periodo. E pertanto abbiamo monetazioni differenziate fra loro nella stessa tipologia per le iniziali dei massari. E così anche per altre monete veneziane, comunque. I massari venivano inseriti soprattutto in quelle d'argento, per appunto evidenziare l'epoca in cui erano state battute. Altra monetazione interessante è questa che riguarda Candia sempre, in quanto a Candia Venezia ha dato una certa, diciamo, autonomia nei territori e ha dovuto coniare una monetazione che tenga conto appunto della linguistica greca e anche dei caratteri greci. E qui vediamo appunto queste monete coniate con tutte le indicazioni in greco. Tornesi 30 in questo caso, e via via. Altra monetazione che dura anche fino ai primi anni del Settecento è questa che riguarda sempre il Levante. Ed è il cosiddetto leone per il Levante, è una monetazione dogale, appanaggio del doge, collegata a questi territori. Bene, adesso vediamo dal vivo le monete che sono presenti nella mostra e comincio con la serie di gazzette per i vari possedimenti. La prima è questa, è la gazzetta per Dalmazia e Albania, che evidenzia la scritta Dalmazia e Albania e che nel verso evidenzia invece il leone in Moica, cosiddetto, con sotto l'indicazione in numeri romani 2, che vuol dire due soldi, una gazzetta da due soldi. L'altra gazzetta che vi mostro è quella dedicata appunto alle isole Ionie, che sono appunto Corfù, Cefalonia, Itaca, Zante, e che riporta sulla moneta proprio Corfù, Cefalonia, Zante. Le monete, sempre le gazzette coniate per le isole sempre, ma anche per l'armata, cioè le monete che venivano utilizzate da chi appunto era militare in Dalmazia e giù fino al Montenegro, Albania Veneta e nelle isole fino a quelle ioniche, che riporta appunto l'indicazione isole et armata. Anche qui isole et armata riporta sempre nel dritto il leone in Moeca con l'indicazione sotto di una o due soldi per gazzetta. Qui vediamo appunto queste. Per ultimo, nelle gazzette della penisola balcanica abbiamo queste che hanno la dicitura armata et morea. E che appunto hanno sempre il valore sotto 2 in romano, che vuol dire due gazzette, due soldi per una gazzetta. Qui vi presento anche una gazzetta da un soldo, che sotto riporta la dicitura in romano 1, un soldo, quindi gazzetta da un soldo.
Candia, cioè Creta, invece, ha una gazzetta simile a quelle della penisola balcanica e delle isole e dell'armata, ma riporta il leone in Moeca con la spada in mano, che vi avevo accennato prima, eccola qua, e nel verso riporta invece Candia con sotto le indicazioni del Massaro. Anche qui Candia, c'è la gazzetta da un soldo per Candia. Precedentemente a Creta, cioè a Candia, la monetazione aveva la presenza di una tipologia denominata tornesi. Tornesi, qui vediamo questa specie di questa gazzetta praticamente da 4, cioè da 4 soldi, che è nella parte del dritto con il leone in Moeca, ma non è in Moeca, ma è un leone invece col libro in mano, e che nel verso riporta il valore diciamo dato a Creta alla moneta, che è di 30 tornesi. E la moneta riporta la dicitura in lingua greca e con caratteri greci. Questo perché appunto era più accettata all'inizio dalla popolazione di Candia. Sempre in quel periodo in Dalmazia escono i leoni di mistura o di argento puro, in questo caso questo è argento, e vediamo questo è un leone da 80, eccolo qua, spero si veda bene, che nel verso riporta il doge genoflesso davanti a San Marco, e sul contorno le iniziali dedicate a Francesco Morosini, che in quel periodo era doge. Sempre nel dritto riporta questa moneta il valore 80, e nella dicitura attorno invece riporta la dizione Dalmazia e Albania. E questa è una moneta soprattutto utilizzata in Istria e in Dalmazia. Altra monetazione simile è questa, sono sempre leoni per la Dalmazia, sono monetazioni di appannaggio dogale, e qui vediamo appunto una di queste che riporta sempre il leone con la spada in mano, in quanto appunto simbolo dei possedimenti d'oltremare. Nel periodo di Morosini sono uscite anche varie medaglie onorifiche, soprattutto. Una è questa, che appunto festeggia un po' la conquista della Morea, e qui vediamo nel retro Venezia, che appunto riceve la Morea, e nella parte davanti invece tutti i possedimenti conquistati con la Morea. Un'altra medaglia sempre onorifica dedicata alle conquiste in Morea è questa, e
ultima è questa invece in rame, che è stata coniata per, sempre per le vittorie in Morea, e che ha nel dritto il leone vittorioso con la dicitura leoni ultori, cioè i leoni vittoriosi. Nel retro riporta la Morea con varie denominazioni delle città conquistate. A corredo della monetazione esposta abbiamo anche due bilance. Una è questa, che è una bilancia da saggio cosiddetta, che si utilizzava per controllare il peso delle monete, e se le monete erano appunto di titolo adeguato al valore, e quindi venivano messe su questi bilanci, su queste due bilance, e pesate con l'altra, con una copia della moneta. Quindi vediamo in questo caso per esempio il ducato veneziano, questo è un peso monetale di ducato veneziano, e mettendo il ducato veneziano d'argento sulla bilancia e con questo peso si verificava se era attendibile il titolo della moneta o se la moneta è stata o contraffatta oppure tosata, perché in alcuni periodi si usava anche raschiare un po' il bordo delle monete d'argento e recuperare l'argento e anche l'oro, ma soprattutto l'argento, per appunto barare un po' sulla moneta e aumentare un po' qualche rendito dedicato. Questa invece è una bilancia che riguarda commercio, in cui abbiamo vari pesi monetali, ma soprattutto pesi non tanto monetali quanto di prodotti di un certo valore. Siccome a Mestre c'erano anche parecchi orafi, questa è una bilancia che era usata per pesare la foglia d'oro e la polvere d'oro. Bene, abbiamo concluso questo incontro. La prossima volta vi comunicheremo il titolo della comunicazione per mercoledì della settimana entrante, che riguarderà soprattutto appunto le battaglie vere e proprie. Grazie.